Ti faccio vedere qualche videata del mio metodo ebook basso e batteria. È un metodo interattivo, qui lo vedi su un PC e praticamente abbiamo la partitura con sotto la tab. C'è sempre un video in cui spiego ogni nota, il ritmo, le posizioni in cui e come suonare questo groove. Questo groove sarà preso anche da una canzone di riferimento. Ad esempio qua sarà Sugar dei Maroon 5, che ha questo giro di accordi, e qua viene suonata con una chitarra acustica e batteria a diverse velocità, con il basso che inizialmente suona e poi scompare, lasciandoti modo di continuare tu a suonarlo. Qua sotto invece hai un altro video in cui c'è soltanto la batteria che continua per diversi minuti, in cui puoi sia visivamente vedere cosa suona, quindi la prima linea ad esempio è la cassa, e poi ci sono anche le altre parti della batteria, e che è studiarci sopra avendo un loop di batteria che va avanti. Ci sono diverse canzoni, anzi ce ne sono ben 20. Okay? Ogni pagina è fatta in questo modo. Questo è Come As You Are di Nirvana. Andando avanti, l'uomo più furbo di Gazzè. È molto importante questa parte della batteria visiva perché ti fa vedere molto bene cosa fa la cassa e tu puoi confrontarlo con quel che fa il basso. In questo modo tu vai a capire come funziona l'incastro ritmico tra lo strumento batteria ed il basso. Ok, un'altra pagina, What's Up the Fornum Blonde. Qua andiamo anche ad utilizzare qualche sedicesimo. Ci sono sempre sopra gli accordi di riferimento, quindi tu, anche se non leggi la musica, dal video puoi imparare le note e le posizioni, o comunque vederle anche da sotto dalla tab. E poi avere sopra anche gli accordi di riferimento. So Lonely dei Police, anche questo, attenzione all'aggancio tra la cassa e il basso. In fase di studio ti potrà essere molto utile l'audio un pochettino rallentato, quindi soltanto 140 bpm anziché i 158 dell'originale. Crazy Little Thing Called Love dei Queen, anche questa a due velocità, la batteria e il video che spiega. Ermal Meta, Vietato Morire. Qua c'è un anticipo di sedicesimo, legature, quindi pian pianino andiamo a inserire anche delle figurazioni ritmiche un pochettino più avanzate. Shape of You di Ed Sheeran, anche qua non di facilissima lettura alcune figurazioni ritmiche, ma vedrai che poi sono molto musicali, quindi facendoti aiutare dall'orecchio e dal video in cui spiego come funziona, sicuramente si imparano abbastanza in fretta. Comunque parliamo sempre di 2, 4, massimo forse 8 battute per volta. Bene, proseguendo, poi ne abbiamo 20: Creep, Under the Bridge, quindi Red Hot Chili Pepper. Anche qua attenzione agli spostamenti ritmici. Gabbani tra le granite e le granate, interessante anche questo giro. Here Come the Sun, Beatles. Suonare in levare con le mani. Questo qua è un brano fatto in slap, abbastanza semplice. Nel video comunque spiego nota per nota le posizioni, come suonarlo, il ritmo e tutto. Lagrange, mitico, ZZ Top, quindi anche accompagnamento shuffle. Spiego anche chiaramente cos'è, come e come si suona e la batteria con cui studiarlo. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival, The Final Countdown, mitico, anche qua sedicesimi, tum 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 tum. Levante, pezzo di me, questo era, mi piaceva il gioco ritmico che fanno appunto batteria e basso, ho scelto per quello, carino, comunque divertente da suonare. Wish You Were Here dei Pink Floyd, qua vado proprio a mischiare, a doppiare quello che va a fare la cassa insieme al basso. Spari sopra, Vasco Rossi, in giro proprio soltanto quello di base. E Led Zeppelin, che qua anche un po' di ghost note. Ok, bene, grazie per aver visto questo video. Qua ci sono gli altri ebook che ho fatto. Dai un'occhiata ai miei lavori, ci vediamo alla prossima, ciao.